Ancora cronaca, siamo all'aggiornamento sulle aggressioni sessuali nella notte di Capodanno in Piazza Duomo a Milano, un'inchiesta che ha portato a perquisizioni tra Milano e Torino a carico di 18 giovani e tra questi anche 3 minorenni. Le accuse sono violenza sessuale di gruppo, rapina e lesioni aggravate. Sono questi i reati contestati nell'inchiesta che è della squadra mobile di Milano. Sono tre gli episodi che vedrebbero protagonisti, secondo quanto ricostruito dalle ragazze, che hanno denunciato per le violenze. Per le indagini fondamentali sono state le immagini delle telecamere di sorveglianza, ma anche le testimonianze di alcuni passanti. Vi facciamo sentire adesso il questore di Milano. Sono singoli episodi, in particolare sono tre episodi che hanno interessato più persone, quindi per quanto riguarda la responsabilità poi dei singoli bisogna ricostruire ancora nel dettaglio le cose. In questo momento si sta cercando di dare effettiva concretezza ai nomi e ai cognomi delle persone interessate e colpite dai provvedimenti di perquisizione di questa mattina. I responsabili, ovvero i ritenuti responsabili, sono tra i 20 e i 25 anni circa, sono ragazzi di cittadinanza italiana, ma di origine magrebina, del Nord Africa in particolare, ovvero sono soggetti nordafricani.